Buongiorno, oggi per il ciclo La formazione non si ferma del Kit VivChem parleremo delle applicazioni, ovvero della progettualità che possiamo legare sia facendo fare dei lavori a casa o a scuola ai ragazzi, alle applicazioni in bioplastica. Noi abbiamo pensato di proporre una scheda laboratoriale in cui indichiamo come si può far progettare un bioprodotto da bioraffineria ad un ragazzo. E l'idea fondamentale qual è? Un po' quella in fondo dell'ecodesign, pensare ad un possibile prodotto da immettere nel mercato che rappresenta una soluzione ad un determinato problema ambientale. Facciamo degli esempi. Un esempio della soluzione al problema ambientale per la spesa, in cui c'era un utilizzo nel 2011 massivo di buste di plastica che andavano a inquinare i mari, littering e vari problemi ambientali, è stata l'introduzione del sacchetto biodegradabile compostabile per l'asporto delle merci. Nel 2017 questa legge si è integrata con una normativa europea ed è diventata un po' più ampia ed ha anche inglobato l'utilizzo dei sacchetti di ortofrutta per l'ortofrutta, in cui venivano praticamente ad essere obbligatori sia nel fatto che dovevano essere biodegradabili e compostabili, ma anche successivamente dovevano contenere, è stato aggiunto un pezzetto in più, dovevano contenere almeno una percentuale cosiddetta rinnovabilità. Che cosa sta a significare? Abbiamo visto nel primo quadrante che la rinnovabilità è legata alla presenza di materie prime rinnovabili, quindi vegetale, e quindi a un carbonio che poi, tornato in atmosfera, diventa un'anidride carbonica che rientra nel ciclo e quindi non produce effetto serra. I sacchetti ortofrutta, quindi, sono una soluzione all'eliminazione del sacchetto monouso in plastica, non creando littering. Sono una soluzione come le buste per la spesa, come anche i primi manufatti che hanno rappresentato la soluzione per la raccolta differenziata, sono una soluzione anche per raccogliere l'organico in casa. E oltre ad avere appunto questa necessaria certificazione per la compostabilità, di cui parleremo in dettaglio nel prossimo quadrante, hanno la certificazione della rinnovabilità e in particolare la legge citata 123 stabilisce che nel 2020 la rinnovabilità deve essere del 50%, mentre il prossimo anno deve salire al 60%, ma sarà necessario anche identificare che questi manufatti possono andare a contatto, per esempio, con il cibo. E quindi questo piccolo simbolo è presente in tutti i manufatti che sono a contatto con il cibo. Vediamo altre soluzioni. Soluzioni per la ristorazione. Per la ristorazione, chiaramente, piatti, bicchieri, piuttosto anche questa tovaglietta che è fatto in accoppiato carta e Mater B. Una volta che è finito il pranzo, la cena, tutto può andare nell'organico e quindi viene riciclato invece di essere o smaltito o riciclato con la plastica, creando non notevoli abbastanza problemi nel riciclo. Quali sono altre possibili soluzioni che abbiamo identificato? Per esempio, questa è una soluzione per l'acquisto dei cosiddetti degli affettati, di qualunque cosa del banco, no? Per cui, utilizzando una carta in cui viene certificata la compostabilità sempre, accoppiato a del Mater B, e mettendo questo film sempre in Mater B che può stare a contatto con il cibo, questa soluzione rappresenta una possibile idea per andare a cambiare tutti i manufatti che invece sono normalmente accoppiato carta plastica e che se sporchi di cibo necessariamente devono andare nell'indifferenziato. Stessa soluzione io qui ho fatto anche per il formaggio. Altre possibili idee, sempre come soluzioni, queste sono da poco arrivate, sono
i guanti per sempre per l'ortofrutta, perché quando siamo a prendere l'ortofrutta noi avremo il sacchetto biodegradabile e compostabile. Talvolta l'etichetta, ahimè, non sempre è biodegradabile e compostabile, ma esistono soluzioni anche di questo tipo. Questa è così di esempio. Se noi mettessimo tutto biodegradabile e compostabile, chiaramente tutto può andare nella frazione organica senza creare rifiuto di tipo indifferenziato. Faccio solo un cenno alle tecnologie di trasformazione che possono essere di qualche interesse anche per gli istituti tecnici. Ovviamente, come abbiamo detto nella fase dei bioprodotti, ogni materiale, ogni grado di Mater B, noi le chiamiamo così, che insieme rappresentano una famiglia, hanno caratteristiche diverse per la diversa tipologia di prodotti. Ovvero avremo un Mater B, una formulazione per le forchette e una formulazione diversa per i film. Anche le tecnologie di trasformazione sono diverse, e in particolare quelli che fanno appunto i film si chiama filmatura, oppure questa tecnologia, le piatti, questi materiali più solidi vengono fatti con tecnologie di stampaggio a iniezione, viceversa questi invece bicchierini o anche questa tipologia di piatto viene fatto con una tecnologia che si chiama termoformatura, ovvero un film di Mater B, e poi vengono termoformati tutti i prodotti che ci interessano, della forma che ci interessa, esattamente come veniva fatto per la plastica. Altra tecnologia interessante è questo che si chiama coating extrusion, cioè la carta, che è naturalmente biodegradabile e compostabile, viene rivestita di una pellicola sottilissima, che non è nemmeno una pellicola, ma è spruzzato di Mater B, e analogamente a tutti gli altri manufatti può andare nell'organico, mentre invece se ci fosse stato il polietilene sarebbe dovuto andare nella raccolta indifferenziata. Lo stimolo quindi è: come si può progettare un prodotto da eco design, in ottica, scusate, di eco design per rispondere a uno specifico problema ambientale? Questa è la sfida che possono raccogliere i vostri ragazzi sia a casa che in classe. Grazie.